Stiamo ultimando i dettagli prima della partenza. Il grande passo di vendere Mannu e acquistare un camion 4x4 per trasformarlo in un camper è stato compiuto. Ci manca solo un'immatricolazione e la realizzazione del passaggio tra motrice e cellula. E poi saremo pronti per lanciarci in nuove avventure. Inoltre, contiamo di fare tutto ciò nel giro di poche settimane. Per chi non ci conosce, siamo Elisabetta, Sebastiano e Ondina e da quasi 7 anni abbiamo intrapreso un viaggio a tempo indeterminato. Se non l'hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al canale per supportarci nelle nostre avventure. È semplice ed è gratuito. Siamo stati gli ultimi ad entrare, però forse sarebbe il primo in uscita. From the cars before the departure, where my unit for safety reason is not allowed to proceed to the garage. La nave a quanto pare è in ritardo, e non di poco, 90 minuti. E adesso siamo qui cercando di capire perché. E arriveremo a Civitavecchia un'ora e mezza dopo. Un'ora, sì. Aspettando, stanno riscendendo giù i sub. Purtroppo, visto lo stato pietoso in cui si trova la nave, vedere che ci sia un ritardo così importante con la presenza di problematiche a noi sconosciute fa crescere in noi uno stato ansioso, che peggiora ad ogni minuto che passa. Dopo siamo finalmente partiti. Speriamo di arrivare a destinazione. Questa è la Sardegna e questa è la Corsica. Quelli della nave praticamente cosa hanno detto? Hanno detto che per farsi perdonare di delle 3 ore di ritardo hanno fatto un menù promozionale, quindi 6 euro il menù completo. Quindi abbiamo detto con Sebi, dai, 6 euro ci prendiamo il menù completo. E quella è la coda per andare al self-service. Già una cosa, sarà un'ora di coda. Impressionante. Quindi niente, mi sa che salteremo la cena, che non era prevista di essere fatta in nave, perché in teoria saremmo dovuti arrivare alle 8, quindi noi non ci siamo organizzati col cibo e abbiamo visto qui. Alle 11. Sì, arriveremo alle 11, i prezzi della nave sono un po' troppo esagerati, perché appunto essendo sardi non è che lo sconto residenti sia così grande, cioè noi per andare e tornare da Roma ci partono quasi 400 euro, per non parlare dei prezzi del cibo sulla nave, niente, mi sa che alla fine mangeremo direttamente quando rientriamo. Gioca figlio mio, gioca. Ascolta, alla fine abbiamo mangiato, cos'era previsto nel menù? Un primo, un secondo col contorno, l'acqua e la frutta, in teoria. No, la frutta non ce l'hanno data. Alla fine la frutta non ce l'hanno data. Il piatto di pasta, il merluzzo, patatine, broccoli. Siamo nell'area bambini, si vede. E poi gli abbiamo chiesto informazioni alla signora, la cameriera che lavorava lì.
per sapere se il locale rimaneva aperto o chiuso. Saremmo rimasti perché lì, sennò ad saremmo aspettare. Rimasti lì ad aspettare se stava bene. E lei ci ha risposto in inglese, un inglese abbastanza vago, nonostante noi gli abbiamo chiesto in italiano. Gliel'abbiamo fatto in italiano la domanda. Secondo me, thank you very much. Che ridere. Non è comica oggi. Comunque, appena si parlato alla speaker e ci ha detto che l'orario di arrivo a Civitavecchia sarà per le ore 11:30. Quindi adesso sono le 10. Dobbiamo aspettare un'altra oretta e mezza. Mezzanotte e mezza. Arrivati con 4 ore di ritardo. Adesso ci sistemiamo e dormiamo. A domani. Buonanotte. Buonanotte. La via Aurelia è una via consolare, cioè ordinata da un console, iniziata nella metà del III secolo a.C. dal console Gaio Aurelio Cotta per collegare Roma a Cerveteri, unificando in un solo tracciato differenti tratti viari già esistenti per collegare le città etrusche. Con l'espansione dell'impero romano verso nord, si rendeva necessario infatti creare rapidi ed efficienti spostamenti verso le colonie militari fondate sulla costa tirrenica. Le stazioni principali erano Pirigi, ossia l'attuale Santa Severa, Civitavecchia e Forum Aureli, l'attuale Montalto di Castro. Sul promontorio di Santa Marinella, antica Pirigi, si conservano importanti resti della via, con uno stele che ricorda gli interventi di Settimo Severo e di Caracalla. Ed eccoci qui, nel castello di Santa Severa, che sorge sul sito di Pirigi, la città portuale collegata all'antica Caere, attuale Cerveteri, fondata tra la fine del VII secolo e gli inizi del VI secolo a.C. La città etrusca di Pirigi si sviluppava tutto intorno al porto per un'estensione di circa 10 ettari. Il castello vero e proprio venne costruito nel XIV secolo. E nel corso dei secoli la proprietà passò attraverso vari proprietari, finché nel 1482 passò sotto la proprietà dell'Ordine del Santo Spirito e vi rimase per ben 500 anni, fino al 1980. Tra il 500 e il 600 è stato anche luogo di sosta e soggiorno di molti papi, tra questi Gregorio XIII, Sisto V e Urbano VIII. Dopo un periodo di massimo splendore raggiunto proprio nel 600, il castello ha vissuto una lunga e lenta decadenza. Nel 1943 è stato utilizzato dai tedeschi come postazione militare strategica. Oggi la proprietà del complesso monumentale appartiene alla Regione Lazio, che ne ha affidato la gestione al comune di Santa Marinella. Sandina si è già fatta il bagno. Parli da che sono io, Marica, ricordo, tu sai che sembra che sei in Alaska. Io freddo. Molti di voi si staranno chiedendo il perché di questo viaggio e ve lo voglio riassumere in poche parole. I tempi di attesa per ricevere le targhe italiane in Sardegna avevano tempi biblici, mentre in zona Roma abbiamo trovato un'agenzia che ce le farà avere in poco tempo. Prima di ottenere le targhe italiane, però, è indispensabile passare il collaudo, che sarà nei prossimi giorni, e siamo partiti qualche giorno in anticipo
perché il prezzo del traghetto era quello più conveniente. Stiamo guardando il tramonto dal camper. Bellissimo. Abbiamo trovato un bel posto, vero? Sì, molto bello questo parcheggio del castello di Santa Severa. È a pagamento. Sì, 4 euro durante il giorno e 2 euro la notte, quindi alla fine viene 6 euro 24 ore. Visto la zona, ne vale la pena. Sì. Ci sono pochi posti accessibili, belli. Quindi staremo qui probabilmente anche domani notte e poi dopodomani ci sposteremo più a sud, andremo verso Latina, perché appunto dobbiamo fare il collaudo del camper. Sabato. Buongiorno. Niente, alla fine abbiamo passato una notte tranquillissima, abbiamo dormito proprio bene. Comunque questo posto è davvero bellissimo, per chi passa da queste parti è una meta consigliata. Niente, speravamo ci fosse un po' di ondina di mattina, forse anche il pomeriggio, però pare che non sia proprio la sua condizione ideale per entrare, quindi ci sposteremo. L'idea di andare a Roma, però poi abbiamo fatto un giro su Park Fortnite e abbiamo letto che in quasi tutti i parcheggi dove ci sono state altre persone sono stati fatti dei furti, addirittura camper aperti, vetri spaccati, camper rubati. E quindi niente, abbiamo deciso magari di visitarla in un secondo momento, ma non i camper. Poi sicuramente c'è anche la perché non ci sono parcheggi. Poi sicuramente ci saranno campeggi nei dintorni, eccetera, eccetera, però diciamo che questo viaggio non è proprio un viaggio di piacere e quindi abbiamo preferito per ora passarla. 4x4 estremo. Siamo parcheggiati in un'azienda agricola biologica che c'è alle porte di Roma, a sud di Roma. Molto tranquillo come posto. Abbiamo anche acquistato dei prodotti dall'azienda che si può, appunto, c'è lo spaccio alimentare, poi c'è il ristorante dove poter mangiare, il maneggio, la fattoria didattica, c'è un po' di tutto. Durante i nostri viaggi ci è capitato spesso di trovare aziende agricole che mettono a disposizione il loro parcheggio e comunque ti danno anche la possibilità di acquistare dei prodotti loro. Infatti ci è capitato anche in Francia, ci siamo parcheggiati vicino a un'azienda agricola e avevamo acquistato dei loro prodotti. Anche oggi qua abbiamo acquistato della frutta e della verdura. Sicuramente molti di voi la conosceranno questa azienda, perché è un'azienda molto grande che appunto tratta prodotti biologici, si chiama Natura Sì. E da qui praticamente si accede direttamente al parcheggio dove siamo noi. Adesso mi sono accorta che qui ci sono anche tutte le pecore che prima avevamo visto passare fuori dal camper. Che poi siamo vicinissimi a Roma, saremo forse una ventina di chilometri, forse anche 30. Però è piena natura, c'è silenzio, sì, c'è un po' di inquinamento acustico, però è davvero in lontananza, quindi non è fastidioso. Siamo ancora qui
aspettando. Oggi siamo a pranzo con Emiliano, una persona che abbiamo conosciuto tramite i social, ed è bello poter passare dalla vita virtuale a quella reale. Comunque stamattina Sebastiano mi ha fatto la domanda: ma come siamo messi con il VC? Perché appunto in uno dei video precedenti, appunto in quello del camper tour, vi abbiamo fatto vedere il trilino, che è appunto il VC compostabile, il VC a secco che abbiamo su Zinzi, e vogliamo tirare una freccia a favore di questo prodotto, perché appunto quando l'abbiamo recensito, l'abbiamo mostrato, ancora non lo stavamo utilizzando realmente. Adesso siamo già un paio di giorni, anche durante tutto il viaggio passato durante l'omologazione l'abbiamo utilizzato e ci siamo resi conto davvero dell'efficienza di questo prodotto. Sì, possiamo dire che siamo veramente molto soddisfatti di questo VC, perché inizialmente quando è arrivato ci sembrava piccolo, quindi abbiamo detto: oh, cavoli, però vivendo sempre sul camion, avendo la necessità di avere un po' di autonomia a questo riguardo, eravamo un po' scettici. Invece ci siamo resi conto che è molto più capiente del nostro precedente VC compostabile che avevamo creato noi, e ci sembrava che era enorme, invece era grande il secchio, ma in realtà non aveva autonomia come questo trelino. E poi è anche pulito. Molto, molto. Tra l'altro vi ricordiamo che acquistando dal link in descrizione di questo video avrete un pacchetto di accessori in omaggio del valore di 30 euro. Quindi non esitate. Giorgio Mastrotta. Hai visto questo posto? Andava lento, non era lento. È il mio camion, però. Se andai domani alla mattina, io vado lunedì. Andando verso Latina, stasera arriveremo lì perché domani mattina alle 7:30 abbiamo l'appuntamento per il collaudo, quindi dormiremo vicino al mare in un'area camper che c'è lì nei pressi di Latina. Ho preso dell'officina. Comunque questa azienda agricola è molto bellina, abbiamo Prezzo. Dormito benissimo, abbiamo preso tre primi, tre contorni col vino, il pane e l'acqua, abbiamo pagato 20 euro. E tra l'altro i prodotti tutti biologici di loro produzione, quindi è stato davvero un piacere soggiornare qui. Abbiamo fatto anche un po' di scorta di frutta e verdura, quindi straconsigliata come azienda. Adesso ci aspettano 70 km.